il programma di quest'ultima tappa di avvicinamento? Bene, iniziamo alle 9:30 con l'Assemblea regionale dei borghi più belli d'Italia. Alla fine dell'assemblea inizieremo un percorso all'interno del centro storico dove saranno visitate alcune strutture che ospitano tutte le nostre tradizioni, a cominciare dalla ceramica, a cominciare da alcune tipicità proprie del paese. Ma l'evento più importante riguarda la produzione della ceramica, dove verrà il ricercatore Van Verrocchio che ha fatto ricerca sulla ceramica di Anversa e illustrerà le origini della ceramica di Anversa che risale al XVI secolo e nella ricerca sono emerse presenze dei ceramisti di Anversa in diverse località sia nazionali che internazionali e lui ha raccolto tutta una serie di documentazioni e insomma, illustrerà le origini della ceramica di Anversa. A seguire ci saranno alcune recite di Franca Mennucci, che è un'attrice annunziana, che rappresenta alcuni passaggi della Fiaccola sotto il Moggio. A seguire nel pomeriggio ci sarà un simposium sulla figura di Giuseppe Fiducia. Giuseppe Fiducia è originario di Anversa, è un noto artista che insomma ha dato un impulso importante alla crescita culturale sia abruzzese che nazionale con una produzione eccezionale di pittura per cui noi lo vogliamo ricordare perché ricorre il 70° della nascita. Quest'ultima tappa parte da un libro, vedo. Ma intanto parte dal capolavoro di Gabriele D'Annunzio, La Fiaccola sotto il Moggio, proprio ideata ad Anversa e agli Abruzzi. Questo volume preziosissimo del 1904 testimonia esattamente questa attenta ricerca fatta dal Vate, ma soprattutto mette in evidenza che cosa? Che Anversa e gli Abruzzi, oltre ad aver avuto precedentemente l'attenzione di Torquato Tasso, che appunto ha parlato di Anversa e gli Abruzzi, poi abbiamo avuto appunto il nostro Gabriele D'Annunzio che ne ha fatto anche un'opera di interesse internazionale. Ma la cosa rilevante di Anversa e gli Abruzzi è che è anche luogo attenzionato da artisti di livello mondiale quali Escher, che insomma hanno fatto di questa località un unicum dal punto di vista della ricerca artistica.